tutelare i condomini perché molto spesso a causa delle insolvenze di una persona pagano tutti e questa insolvenza viene scoperta quando ormai il debito è troppo alto e diventa un peso veramente difficile da sostenere, ma anche per tutelarlo quando ci sono quei casi, per fortuna pochi, però che sussistono, in cui l'amministratore di condominio non applica con rigore, non si applica con rigore nella propria professione, magari sparisce e con un debito che rimane a carico dei condomini, insostenibile davvero. Allora, cosa prevede la proposta di legge? Prevede che ci sia una comunicazione diretta, non soltanto agli amministratori di condominio, ma ai singoli condomini, quando sussiste un debito che supera la soglia dei 10.000 euro. E questo è stato il primo condominio che ha avuto una revoca giudiziale da un amministratore disonesto che ha accumulato debiti a nostra insaputa per più di 550.000 euro. Quanti siete? Inaccettabile. Siamo a 77. E E non vi è hanno l'unico. prospettato anche delle prospettive, appunto, come il taglio delle utenze, piuttosto che. Vabbè, certo, l'acquedotto a breve ci avrebbe tagliato l'acqua, peccato che noi non l'abbiamo saputo prima. Il tutto è nato il 16 gennaio perché un fornitore di gas ha staccato i contatori che sono lì, li ha sigillati. L'onorevole Montarulli diceva di non aggiungere sofferenza anche a zone dove magari già di per sé si soffre un pochettino di più. Assolutamente sì, poi noi sappiamo quanto c'è nel valore della proprietà della casa un'intera vita di sacrifici ed è brutto che persone che investono i propri risparmi nella propria casa poi si vedano, consentitemi il termine, tra virgolette, bidonate a sorpresa, poi scoprendolo in estremo ritardo con dei debiti che diventano insostenibili per le loro tasche, comunque ingiusti ovviamente.